Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione, in studio Giulia Cazzone. Nuovo calendario fiscale. Nella seduta di ieri la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni Bis, che comporta una serie di modifiche per le scadenze fiscali. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA slittano al 15 settembre 2021, senza maggiorazione dello 0,40%. La proroga riguarda anche i soggetti che rientrano in causa di esclusione dall'applicazione degli ISA e ai soggetti che applicano il regime forfettario, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell'ambito delle attività soggette agli ISA. Inoltre sono stati poi rimodulati i termini di pagamento delle rate relative alla rottamazione ter, pertanto il versamento deve essere effettuato entro il 31 luglio 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020, 31 agosto 2021 per la rata in scadenza il 31 maggio 2020, 30 settembre 2021 per la rata in scadenza il 31 luglio 2020, 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza il 30 novembre 2020 e infine 30 novembre 2021 per le rate in scadenza nel 2021. Prorogata poi fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi. Per quanto riguarda l'IMU, viene riconosciuta l'esenzione a coloro che hanno una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021, o una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021, fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per quest'anno. Infine, il termine della TARI è stato prorogato al 31 luglio 2021. E dalla redazione tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.